La gente viva, eccone un'altra. Buonasera amici di Live Social, siamo qui su Radio Veronica One in compagnia di Giorgia Lo Russo, Francesco Trimani, Rita Clerico. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, loro sono tre, come abbiamo sentito, sono soci della Vena Artistica e quindi ci parleranno di questa loro associazione. Ragazzi, di che cosa si tratta? Allora, comincio io. Vai. Cosa siamo? Cosa siete? Siamo un'associazione culturale. Sì. Nata l'11-11-11, quindi facile data, da ricordare. Data palindroma, come si dice, sì, in questi casi. Che cosa facciamo? Ci occupiamo di arte e spettacolo in tutte le sue forme. E avere una vena artistica vuol dire appunto avere un talento, e quindi noi cerchiamo di tirartelo fuori. Ok, bene. E quindi nella nostra grande famiglia ci piace accogliere tutti coloro che desiderano coltivare le proprie abilità artistiche, come si dice. Ok. Chi siamo alla fine? Tra di noi ci sono professionisti di numerosi settori artistici, quindi dalla fotografia, la regia, stilisti, tecnici, audio, video, di tutto il mondo di più, dello spettacolo, tutto quello che fa parte del mondo dello spettacolo. Ok, sì. Perfetto. E poi chiudiamo con la presidentessa, che è appunto Vittoria Adamo. Vittoria Adamo, che salutiamo. Che salutiamo, ovviamente. Ciao Vittoria, ciao. E che le ha creato questo bel mondo di vena artistica. Ok. Allora, Giorgia, sì, interpello te. Tu cosa ci racconti di questa associazione? Ma io parlo proprio come la voce del popolo. Sì. Perché è un'associazione che ti permette di essere chi vuoi e chi sei. Ok. E se sei una persona che si dà da fare, che ha un sogno, qualunque esso sia, è importante secondo me attorniarsi da altre persone simili a te. Certo. Perché è molto importante. E condivido. Nella mia esperienza, ad esempio, mi ha dato varie possibilità, ho vantato di esperienze passate sulla RAI, su Mediaset, proprio grazie a Vena Artistica. Ok. Lavori come Amore Criminale su Rai 3, film con Giulio Base. Sì. Sono tutte belle esperienze che ti fanno incontrare belle persone. Ma quindi tu sei un'attrice? Tendenzialmente sì. Sì, sei un'attrice. Cioè, quindi tu sei più specializzata in quello. Fai anche altro o sei solo un'attrice? No, faccio anche altro. Solo, che poi voglio dire. Faccio anche altro a livello di spettacolo. Sì? Ok. E grazie a Vittoria, che comunque noi siamo anche amiche, oltre che collaboratrici, ci conosciamo da quando siamo molto piccole. Sì. E grazie a lei comunque ho potuto fare varie esperienze e poi davvero conoscere anche belle persone in questa associazione. Sì, ma infatti voi adesso non ci vedono, ma voi trasmettete comunque una bella positività a vedervi. Vai. Sì, assolutamente. E invece voglio interpellare Rita. Rita, ciao Rita. Io sarò forse tra le più vecchiette. Ma non è vero. Hai solo più esperienza. Ma qua Rita. Sì, allora, esatto. Sì, diciamo che nell'associazione quello che si vive tanto è anche l'unione. Cerchiamo anche di venirci incontro, visto che l'associazione è no profit, e quindi quando possiamo ci ospitiamo a vicenda, se abbiamo degli eventi, magari nelle vicinanze di qualcuno che magari ha disponibilità. Certo. Cerchiamo di collaborare su tutto. L'associazione appunto cerca anche di mandare dei messaggi attraverso l'arte, dei messaggi anche su tematiche sociali. Ok. Io sono anche mamma, sono presidente del consiglio d'istituto scolastico, sì, e quindi collaboro con l'associazione anche per diffondere questi messaggi su temi sociali, uno di questi è anche contro il bullismo, sì, perché essendo mamma comunque noi l'abbiamo anche vissuto direttamente, e quindi con la collaborazione della libreria Belgravia, Progetto Angelica e i nostri testimonial che sono Fabio Denunzio, che è stato collaboratore, ex collaboratore di Striscia la Notizia, sì, Gian Maria Liberti Gerbotto, che giornalista, scrittore, ospite abituale di Marzullo, sì, del salotto di Marzullo, sì, e noi cerchiamo appunto di creare questi eventi per presentare magari dei libri oppure in altre forme, comunque per parlare diciamo di queste tematiche sociali, sì, e mandare dei messaggi attraverso l'associazione, sempre messaggi positivi, ovviamente, sempre perché comunque è importante lottare anche contro queste forme, diciamo, che purtroppo al giorno d'oggi sono società, sono comuni, purtroppo, sono, sì, comuni, e non sono mai scontate, diciamo, quindi si deve parlare sempre di questo. Sono d'accordo. Volevi dire qualcosa tu, Francesco, ancora? Ma, perché ti vedevo un po' in fermento, ho detto. No.
No, è un po' il mio modo di essere. Perché, okay, perché tu, nello specifico, invece, cosa fai? Lei abbiamo capito che è un'attrice. Allora, io sono uno showman. Uno showman. Se si può racchiudere tutto in una parola, che fa anche figo. Fa anche figo. Vabbè. Showman, che è presentatore, intrattenitore, animatore, diventa troppo lungo. Ok. E poi sono autore e compositore. Quindi... Autore e compositore, ma autore intendi. Autore di testi. Testi tipo. Canzoni. Canzoni, ok. Quindi sono un cantautore anche, mettiamola perfetto, così. Perfetto. E tra l'altro, visto che siamo a Torino. Sì. Io ho scritto un brano che è diventato, è definito l'inno della città, mm-hmm. che si intitola A Torino c'è, quindi A Torino c'è, ma io sarà... sono ignorante in questo, non lo conosco, allora, vuoi accennarcelo? Allora, come fa? Come fa? Il ritornello è semplice, a Torino c'è la voglia di cambiare il mondo, un posto anche per te. Ah, ma allora no, forse mi suona. Allora, forse ti suona, sai perché? Perché si sente in metropolitana, quindi non so se tu prendi la metro ogni non tanto più, ma Torino. L'ho presa per tanto, sì. Ok, visto che c'è già da un 3 anni questa canzone, quindi probabilmente in questi 3 anni l'ho magari... L'ho sentita lì, no, è possibilissimo. O se no in qualche evento qua torinese, perché io oltre a chiamarmi Francesco Trimani, sono anche tra parentesi Prezzemolo, mi chiamano, perché okay. sono ovunque, ma perché mi invitano. Dappertutto. L'evento c'è Trimani. A Torino c'è qualsiasi cosa. Quindi alla vostra associazione, nel senso, chi si rivolge? Principalmente qualcuno che vuole sviluppare le proprie vene artistiche tendenzialmente, no? Sì. Ok, cioè, facciamo finta, vengo io e voglio... Cosa vorresti fare? Voglio fare l'attrice. Come Perfetto. Giorgia. C'è un bellissimo corso. C'è un bellissimo corso. Ma togliendo i corsi, tu vai su Facebook o su Instagram okay. o su YouTube mm-hmm. e scrivi vena artistica. Okay. Vittoria Adamo sarà felicissima di risponderti sì? e di metterti nel suo database okay. per proporti per il ruolo per cui ti sei candidata. Ah, perfetto. Però voi collaborate con dei professionisti, nel senso. Con degli insegnanti di canto piuttosto che di recitazione. Assolutamente. Sai indirizzarti a delle scuole, a degli stage. Perfetto. Assolutamente. Ok, sì. Quindi voi raccogliete un po' tutti e poi li indirizzate dove ci devono sono andare. Sono i vari contatti, alle volte sono gli stessi contatti che chiedono a vena artistica di trovare i soggetti di cui hanno bisogno. Ah, perfetto. Sì. Io sarei perfetta per qualcosa sicuramente, certo. Tipo il cabaret probabilmente. No, vabbè, scherzo ovviamente. No, vabbè, molto interessante. Quindi, comunque. Per esempio, se c'è qualcuno che ha bisogno di organizzare un evento, può contattare Vena Artistica. Ok. E quell'evento magari viene organizzato per bene con in tutte le sue forme. Certo. Ecco. Proprio perché ci sono... tutti collaboratori di ogni forma e quindi esatto. un arcobaleno esatto. è molto colorata Vena Artistica esatto, è molto immagino. Colorata. Beh. Quindi per il tuo evento avrai sicuramente un intrattenitore, uno showman che di altissimo livello con gli occhi azzurri che adesso velato. Ti tira un pugno, io te lo dico. Va bene ragazzi, ma lui è anche un molto trasformista quindi non dire più, può anche essere trasformista. No, perché trasformista ti ho visto con una parrucca in giro. No, beh, quello era in un videoclip, ma va bene ma lui si adatta Allora ragazzi, io volevo ricordare quindi quelli che sono i vostri contatti, il contatto Facebook che è Vena Artistica, Instagram Vena Artistica uguale al contatto yes. Facebook e poi l'indirizzo mail venaartistica@gmail.com. Voi avete anche un canale YouTube che è Vena Artistica sì. quindi su tutti questi canali voi potete voi ascoltatori potete contattare alla nostra associazione. Io vi ringrazio ragazzi, siete stati simpaticissimi. Grazie a te. Grazie a te. Vi auguro il meglio e vi faccio un grosso in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.